Fiori, sono nuovo papa. C'ho fame. Me vado a cucinare una bella cosa con gli amici del frigovuoto e vado a fare un piatto argentinos nel mio paese. So Papa Francesco! Sono nuovo papa! Fioni, andiamo a preparare le empanadas argentinos. Per preparare l'impanata ci servono 300 g di farina, 75 ml di olio, lo mettiamo dentro il buco. Muy delicadamente tu cabello está volando y mi suspiro. Paprika dolce. Un pochino. Está contento. Ya te vuelve a saludar. Y es el momento. Pizzico di sale. E poi andiamo ad impastare il tutto. Però la povertà della chiesa, l'impastaio me la devo togliere. Mi ricordo il periodo di quando eravamo piccoletti, che stavamo là tutti quanti con i vescovini a giocare a nascondino con le monache. Divento papa io, divento papa tu, sono diventato papa io. Poi sono venuto in Italia, no, tutte queste storie dei desaparecidi, non c'entro niente io, A questo punto, nell'impasto, ci serve il vino nostro dei papi, 75 ml. Fioli, la pasta è pronta. La pasta deve essere elastica e morbida. Prendiamo un bel coltellino. Mi aiuto con un mattarello. Ecco qua. Siamo arrivati all'ultima mattarellata, fioli. Adesso servirebbe uno strumento per fare un cerchio perfetto. Allora, io so papa, vado a usare gli strumenti del mestiere. Questo per oggi non mi serve, quindi queste le togliamo. E vado a usare questo per il cerchio perfetto papale. Oh! Bello. A posto. Poi con questo impasto ci ho da fare altri cerchietti. Fioli, e a questo punto le empanadas le facciamo un pochettino come ci pare. Io con quello che ho trovato nel mio frigo vuoto prendo e ci faccio le empanadas. Allora, io ho un po' di galbanino, un po' di pancetta, un po' di tacchino, noci, Philadelphia, queste non le uso più. E fate un po' come vi pare, cioè fioli, pace e bene, basta che le fate. Io adesso qua ci ho messo un po' di galbanino e un po' di pancetta e me la vado a chiudere. Gli faccio un dread veloce. Oh, e questa è pronta. Questa la poggio, la metto qua, ne ripio un'altra. Mi ci metto sempre una bella base, sempre 3/4 di besciamella con mais. In questa invece ci voglio mettere noci, un po' sbriciolate, un po' di galbanino. Famo il galbanino santo che è meglio, mettiamo tutto quanto qua, bello di casa lui. E anche se non c'entra un cazzo, fioli. A posto, posso continuare? Allora, anche se non c'entra un cazzo. Fioli! Mi sei incastrata la papata oggi. Ci metto un pezzettino pure di questo.
di tacchino. E si chiude. Questa è una un po' grossa, però meglio. Fioli, siamo arrivati alla fine. Andiamo a prendere le nostre empanadas. Finalmente dovremmo essere arrivati a cottura. Oh, eccole qua le nostre sante empanadas. Belle, guardate che bellezza. Tutta la beatitudine è per loro. Beh, io me la mangio.